Buonasera. Buonasera a tutti, salve. Allora, io, come sapete, ho giocato a rugby. Quando ero allo stadio, la prima cosa che facevo era questo. Questo adesso va mia moglie. Però quando io stavo allo stadio, io cercavo sempre nelle tribune le persone che erano andate lì quel giorno per me, che potevano essere i miei genitori, che venivano poco, o qualche amico. Però io con questo gesto gli facevo capire che io quel giorno avrei giocato per loro e avrei lasciato la vita per loro. Era un modo anche di farli sentire con me in campo. Poi un'altra cosa che mi ricordo molto quando guardavo le tribune era che le tifoserie sono mescolate nel nostro sport, che è un qualcosa di incredibile che ancora abbiamo e che è bellissimo e unico. Poi però quando guardavi in campo vedevi la faccia dei giocatori. C'erano chi aveva paura, chi sapeva quello che andava a fare quel giorno, chi era felice di essere lì perché amava quello che stava facendo. Poi l'arbitro chiamava la mischia. Per chi non lo sapesse, la mischia sono 900 kg che ti arrivano davanti e altri 900 kg che arrivano dietro. Dicono che sia molto duro, ma io me lo ricordo come l'impatto più bello che abbia mai fatto io nella mia vita. È stata una poesia molto bella. La nostra posizione più o meno era questa, era così. Di fianco a me c'era il tallonatore, dall'altro lato c'era il pilone sinistro. Dietro di noi c'erano le seconde linee che ci avevano il compito peggiore, mettere la testa tra le chiappe di noi prime linee. Bruttissimo lavoro. E dietro c'erano le terze linee. Quando tu stavi lì, c'erano istanti che duravano un'eternità. Io mi ricordo che c'era un mix di odori lì dentro, veramente. C'era un mix di stalla e crema riscaldante, quella che sa di canfora. Poi c'era un silenzio che a me mi ricorda molto quel silenzio dei film di guerra, no? Dove il generale alza la spada e carica tutti verso il loro destino. C'era un silenzio così perché tu andavi a sbattere lì dentro. E quando tu alzavi la testa, il tuo avversario stava qua e tu guardavi negli occhi suoi e vedevi la sua paura, ma riuscivi a vedere pure la tua. E allora mi sono chiesto che quest'anno al TEDx Bergamo il tema è l'ossigeno. Allora ho cercato, visto che non sono un scienziato, non lo sono mai stato, non lo sarò mai, ho pensato quale sarà stato il mio ossigeno tutti questi anni. Allora ho pensato se la mischia sarà stato il mio ossigeno. Ma no, forse non lo è stato. Poi mi ricordo che da bambino avevo un sogno: essere il miglior giocatore del rugby al mondo. Io ho iniziato a giocare a rugby un po' tardi, verso 17-18 anni, e allora mi ricordo che dormivo con la palla abbracciata tutte le sere perché pensavo che quello mi avrebbe fatto giocare più velocemente, l'avrei imparato più velocemente. Era un sogno. E allora, per poter giocare a rugby, io dovevo andare via dall'Argentina, dovevo venire in Italia, perché qui il rugby era professionista, no? E dicono che quando tu ami quello che fai, non lavorerai un giorno. Io non ho mai lavorato. Tutt'oggi. E quel giorno io ero felice perché tu immagina, a 19-20 anni tu vai a vivere da solo, potevi cucinare e lasciare i piatti in giro che nessuno ti avrebbe detto niente, potevi lasciare i vestiti in giro per tutta la casa era tua, nessuno ti diceva niente, potevi arrivare a qualsiasi orario. E invece, quando ero su quell'aereo, che ero seduto così, e guardavo l'insegna della cintura di sicurezza, quando si è spenta però, mi ricordo che sono andato abbastanza veloce, quasi correndo in bagno, e mi sono messo a piangere. Ma non era un pianto di tristezza, era un pianto di consapevolezza. Io stavo diventando uomo perché per inseguire i tuoi sogni tu devi lasciare delle cose per la strada. E io stavo lasciando i miei affetti, la mia famiglia, i miei amici. Allora, sarà stato il mio sogno, il mio ossigeno, tutti questi anni? No. Forse no. Allora ho pensato, ho ripensato ancora che io ho giocato in alcune squadre tutta la mia carriera. Alcune più forti e altre meno forti. Quelle più forti
Ovviamente tutte queste squadre avevano un qualcosa in comune. Avevano degli obiettivi. Quelle più forti, ovviamente, l'obiettivo era vincere il campionato o arrivare tra i primi. Quelle meno forti, ovviamente, io parlo adesso, darò l'esempio di quando abbiamo cominciato a giocare il Sei Nazioni con l'Italia. Per chi non lo sapesse, il Sei Nazioni è un torneo di rugby che si gioca qui in Europa, dove giocano l'Inghilterra, l'Irlanda, la Scozia, il Galles, la Francia e noi, l'Italia. E questo torneo ovviamente c'è il premio di chi vince il Sei Nazioni, ma c'è un altro premio simbolico che è molto brutto, che si chiama il famoso cucchiaio di legno. È simbolico questo, si dà alla squadra che arriva per ultimo e non ha vinto nessuna partita. Per noi i primi anni ovviamente era il nostro obiettivo era non prendere questo cucchiaio di legno. Poi immaginatevi quando prendevamo il cucchiaio di legno come ci prendevano in giro, che dicevano che gli italiani avrebbero mangiato la pasta col cucchiaio di legno. Sono stati anni molto duri. Però ovviamente noi il Sei Nazioni non l'abbiamo vinto. Ci siamo tolti qualche soddisfazione, ma i nostri obiettivi erano un passo alla volta, erano non prendere quel cucchiaio di legno, dopo cercare di arrivare quinti, quarti. Non l'abbiamo vinto, ma abbiamo fatto quello che era il massimo per le capacità di quella squadra. Allora, saranno stati i miei obiettivi e delle mie squadre il mio ossigeno tutti questi anni? No, forse no. Allora ho pensato, ripensato, e ho pensato ancora. Ho pensato tantissimo stavolta, quasi più che a scuola. E mi sono ricordato che quando sono arrivato in Inghilterra c'era una regola che a me mi ha cambiato la vita e mi ha fatto vedere il mio sport molto diversamente. Questa regola diceva che tu ti dovevi alzare molto velocemente da terra. E voi mi direte che regola è. E invece questa regola rappresenta tutto quello che è lo spirito del rugby. Perché nel rugby quando tu vieni placato e vai per terra, e se il tuo avversario si alza prima di te, quello cosa vuol dire? Che l'altra squadra è in 15 e la tua è in 14. Allora per noi quello non poteva succedere. E tu vedevi la gente che chi si rompeva un braccio, chi ci aveva il naso rotto, chi stava male perché aveva preso una botta, tornava indietro e non importava cosa per stare con la sua squadra. E quando tu vedevi quel tuo compagno che faceva quello, tu eri in obbligo di farlo. Perché questo è entusiasmo, l'entusiasmo è contagioso, la motivazione è personale. E le regole devono essere regole fatte dalla squadra stessa, nel quale la squadra deve credere, deve essere come il credo della squadra, e tu devi morire per quella regola lì. Allora, saranno state le regole di squadra tutti questi anni il mio ossigeno? No, non lo sono state. E parlando di regole di squadra, adesso mi viene da ridere perché fa ridere, quando io sono arrivato in Inghilterra, c'era un'altra regola che io non sapevo, che c'erano due spogliatoi. Il suo spogliatoio dei nuovi arrivati, tipo io, e lo spogliatoio delle leggende, di quelli che stavano in quel club da tanti anni. Dove sarò andato io? Sì, sono andato a quello che non dovevo andare, ma io non lo sapevo questo. Però quando sono arrivato lì, non sapendo, io mi sono seduto nello spogliatoio e sentivo un clima un po' ostile, no? Erano tutti, mi guardavano male. Sai quando tagli proprio con l'aria, con una forbice tagli l'aria, uguale. Ho detto, vabbè, sarò antipatico all'italiano, non lo so, non sapevo, non capivo. Sono andato a fare morale, sono andato a fare il mio primo allenamento. Le ho prese tantissime. Non ne ho mai prese così tante in vita mia come quel giorno lì. Ogni volta che prendevo la palla mi arrivavano due o tre. Ma perché dico questo? Perché io credo che oggi ci siano due tipi di fiducia, la fiducia personale e la fiducia professionale. E questo è l'esempio perfetto per far sì capire alle persone che il mio errore non ha intaccato la fiducia professionale. Il mio errore di entrare allo spogliatoio sbagliato non ha fatto sì che loro mi giudicassero prima di vedermi in campo. Hanno aspettato a vedere se io professionalmente potevo onorare e vestire la maglia loro. E me lo ricordo come se fosse oggi, perché finito quell'allenamento, quelle persone ostili e che me le avevano dato di santa ragione durante l'allenamento, sono venuti, mi hanno guardato in faccia, e me lo ricordo ancora, in faccia così, mi hanno dato la mano e mi hanno detto benvenuto al nostro club. E perché dico questo io? Perché penso che oggi le persone mettono molto di più la fiducia personale a quella professionale, ma se io e te abbiamo gli obiettivi e delle regole, non dobbiamo essere amici.
Ma l'esperienza mi dice che con gli anni tu diventi, quella fiducia professionale diventa personale. Perché tu credi nelle stesse cose, hai gli stessi valori, ma non lo sai ancora. Allora, sarà stata la fiducia il mio ossigeno tutti questi anni? Vediamo. No, bravi, no. Non è stato. Allora, voglio tornare un attimo alla mischia, a quell'ingaggio. Quando tu hai visto la tua paura lì e l'arbitro chiama quell'ingaggio, tu sei in bilico. E quando chiama quell'ingaggio, tu vai, ma il tuo corpo si arrigidisce perché tu vai verso un impatto imminente. E quando stai andando, tu cominci a pensare dove devo mettere il braccio, dove devo mettere la testa, come devo mettere le gambe. Ed è lì che arriva la paura, l'incertezza, ce la farò. Ma in quel stesso istante però, tu ti ricordi che di fianco a te c'è il talonatore, dall'altro lato c'è il pilone, e dopo ci sono le seconde linee, e dopo le terze linee, e il film cambia. Tu sei più forte di prima perché vada come vada quell'ingaggio, tu non sei solo, tu c'hai la tua squadra. E quando sarai in difficoltà là sotto, perché lì sotto sei in difficoltà, perché quando stai qua, c'hai la testa del pilone qua e la testa del talonatore qua, tu non puoi parlare. Tu devi sentire la tua squadra, devi essere in sintonia con essa. Ed è lì ho capito che il mio ossigeno tutti questi anni è stata la mia squadra. Io nelle squadre sono diventato uomo, ho imparato a guardare in faccia e a gestire le mie paure e le mie incertezze. E per quello credo che il gruppo di lavoro dovrebbe diventare come una squadra. Il gruppo dei nostri amici dovrebbe diventare come una squadra. La nostra famiglia dovrebbe diventare una squadra con regole e obiettivi fatte dalla famiglia stessa e rispettate con l'amore che si ha per la maglia della tua di famiglia. Io penso che noi dovremmo cambiare un pochettino di più il paradigma dell'io al noi e diventare tutti più squadra. E prima di finire, vi voglio lasciare con qualcosa, perché chi viene al TED deve lasciare un qualcosa. E io vi voglio lasciare con questo. A parte che sono stato il primo che ha fischiato in un TEDx. Allora, pensate che questo pallone sia la nostra vita, no? E questi siano i problemi che noi troveremo. Sarebbe troppo facile, no? Torna sempre alle mani. La vita non è come questo pallone rotondo. È il secondo, bellissimo. La vita è più come questo pallone qua, perché tu non sai mai dove rimbalzerà, tu non sai mai che piega prenderà la tua vita, tu non sai mai dove andrà, vedi, se ne va. E se tu aspetti che lei si fermi, ti passeranno tutte le tue occasioni della vita davanti. Allora devi fare come facciamo noi, quando la palla cade per terra, tu ti devi buttare su questa palla, devi fermare il gioco, devi fermare la tua vita. Ma ricordati che se tu non puoi fermare quella palla, ci sono altri 14 energumeni che si butteranno a fermare quella palla per te, perché questa è la nostra squadra e questo deve essere il nostro ossigeno. Grazie. Grazie mille.